Quattro appartamenti di edilizia residenziale pubblica adattati con rampe sanitarie all'ingresso di persone con disabilità. È l'intervento presentato questa mattina durante il sopralluogo che si è svolto negli alloggi Acer in via 21 Aprile e in via San Sepolcro. Oggi stiamo vedendo degli appartamenti sui quali ogni intervento è stato fatto preventivamente informando e consultando le associazioni di famiglie disabili, e questo ci ha dato delle indicazioni molto importanti che, insieme a quelle del CRIBA di Reggio Emilia, che è quindi formato da specialisti in tema di barriere architettoniche, ci stanno permettendo di cambiare volto questi appartamenti. Fondamentalmente in questo caso, trattandosi, come ripeto, di adattamenti, non è stato possibile fare moltissimo, però certamente in termini di rampe di accesso per disabili, eliminazione di alcune barriere, rivisitazione di impianti idrosanitari, sanitari inteso in senso di lavabo piuttosto che di tazze e via discorrendo, quello è stato fatto tutto. Qualcosa è stato possibile fare anche in termini di rifacimento di impianti elettrici, però è chiaro che stiamo sempre parlando di un esistente, quindi non è una ristrutturazione di un immobile che consente interventi di maggior peso, ma solo adattamenti. Le prossime consegne di appartamenti senza barriere entro la fine del 2016 saranno un alloggio al quartiere San Sepolcro, 2 nel quartiere di Barriera Roma, 10 a Barriera Farnese e 3 alla Stecca di Via Capra. Acer sta portando avanti anche alcune ristrutturazioni degli immobili, in particolare i palazzi 2, 8 e 9 a Barriera Farnese, la Stecca e il palazzo 2 a Barriera Roma. Si sta concludendo l'intervento al palazzo 1 e quello del palazzo 5 a San Sepolcro. Infine, per incentivare gli inquilini a tenere il proprio alloggio in buone condizioni, è stato lanciato il concorso Tutti più vicini. Per iscriversi c'è tempo fino alla fine di settembre. Le premiazioni avverranno a dicembre.